TG di Treviso, eccoci nuovamente in diretta, la cronaca ora. Forse a causa di un malore alla guida ha perso il controllo della vettura che è sbandata capottandosi e finendo nella scarpata che costeggia via Madean a Valdobbiadene. La donna che era alla guida, 73 anni, residente a Padova, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco di Montebelluna che hanno dovuto lavorare con l'autogru per riuscire a recuperare l'auto. La signora, una volta estratta dalle lamiere, è stata affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Ed ora parliamo di scuola con l'ente provincia che fornisce i numeri del piano di investimenti in edilizia scolastica. 78 milioni di euro dal 2014 al 2024. Le scuole sono chiuse ma i cantieri sono aperti. Entro il 2026 i lavori appaltati e ora in esecuzione, con finanziamenti messi a disposizione dal MIUR ma anche con i soldi della provincia, dovranno essere ultimati. Treviso è tra le prime province in Italia a pianificare un parterre di interventi così ampio. Il piano è stato presentato questa mattina nella sede di Sant'Artemio. In parte per ovviare i problemi dettati dal Covid, ricordo gli interventi fatti in Treviso che oggi ospita il Besta in via Medaglie d'Oro, a Castelfranco Veneto la sede del Mafioli, 5 milioni e 8 di fondi propri. Gli altri li stiamo investendo guardando avanti, cercando di andare ad intercettare tutti quei fondi che consentono di avere scuole sicure sotto il profilo della vulnerabilità sismica e energeticamente competitive. 78 milioni di euro investiti dal 2017 per edilizia scolastica. Gli ultimi fondi che abbiamo intercettato vedranno 9 milioni andare in quel di Vittorio Veneto per la realizzazione del nuovo Città della Vittoria, 7 milioni a Pieve di Soligo per il Casagrande e 1,5 milioni che si aggiungono ai 9 già stanziati a Montebelluna per far sì che lo Scarpa e il Mafioli possano trovare una sede in Montebelluna. Una provincia trevigiana che annovera 37 istituti superiori divisi in 76 plessi per un totale di 104 edifici, con gli ultimi arrivati di Treviso in via Ghirada e Castelfranco. Nel 2015 in provincia non c'erano soldi da investire, oggi l'imperativo, specifica Marcon, è accelerare. In bando ci sono altri 13 milioni per lavori che comprendono anche il rifacimento degli infissi del liceo artistico di Treviso. Lavori di pulizia oggi, di pulizia del Sile oggi, grazie ad una decina di ragazzi del Canoa Club Sile che sono scesi in acqua per raccogliere bottiglie ed altri rifiuti. Li vedete nelle fotografie pubblicate sulla pagina Facebook del sindaco di Treviso Mario Conte, che così ha voluto ringraziarli pubblicamente. Un bellissimo gesto sia per l'educazione dei giovani canoisti sia per il resto della cittadinanza, scritto Conte, oltre che un modo per sensibilizzare al rispetto della città, del fiume Sile e delle sue bellezze naturali. Bravi ragazzi, conclude il primo cittadino, questa è la Treviso che ci piace. Arnie in ogni municipio e scuola della sinistra Piave. L'iniziativa è del consorzio tra comuni che ha come braccio operativo la Savno e che vorrebbe essere pilota del progetto per riportare le api in tutta la Marca. La gente ha capito che effettivamente senza api non andiamo da nessuna parte e però non possiamo solo parlarne e basta. Riportare le api come sentinelle dell'ambiente è uno degli obiettivi del progetto partito nel settembre dello scorso anno dal CIT e dalla Savno, con questa lettera spedita a tutti i comuni trevigiani della sinistra Piave. Fornitura gratuita di un'arnia per ogni municipio ma anche per ogni scuola che ne farà richiesta. Questo perché la moria degli alveari è notevole anche nelle nostre zone, considerando che in tutto il mondo la presenza delle api si è ridotta del 36%. Tre, secondo il presidente Vallardi, i buoni motivi per avere vicino un alveare. Il primo è l'impollinazione. Abbiamo visto per il passato che con il diminuire della presenza delle api c'era un decadimento proprio verticale della produzione, soprattutto di frutta. Sappiamo che circa il 70% della frutta, se non ci sono delle api, non lo potremo avere sulle nostre tavole. Poi il comportamento delle api è il miglior controllo ambientale. Infine, api come scuola di vita per tutti. Al momento sarebbero oltre una ventina i comuni che hanno aderito, mentre altri sollevano qualche dubbio sulla sicurezza per i cittadini. Ma se l'ape punge qualcuno? Abbiamo superato anche quello, c'è un'assicurazione. Casette che saranno posizionate in sicurezza per evitare che inavvertitamente qualcuno le infastidisca, con conseguenze
conoscenze non troppo piacevoli. Infine c'è l'impegno a gestire le arnie. Ci sono i volontari, ci sono i volontari dell'APAV e lo fanno volentieri. Ce ne sono tantissimi in tutti i comuni, magari non sono conosciuti. Il comune deve solo dare la disponibilità di un piccolo di alcuni metri quadri recintati in cui mettere gli alveari. Un mondo così particolare che ad aprile, in contemporanea con le grandi fioriture, le prime consegne saranno fatte di notte. La transumanza delle api, cioè lo spostamento delle api, si può fare solo di sera tardi e di notte, perché di giorno loro devono essere libere. Quindi la consegna ai sindaci, alle singole scuole sarà di notte, quindi sarà anche, penso, qualcosa di interessante. Io quasi quasi lo considero anche suggestivo. E siamo ora alla consueta rubrica della domenica, un oggetto, una storia. Questa sera andiamo a Treviso, dove da fuori dalla chiesa di Sant'Ambrogio a Fiera una lapide racconta la vicenda di una monaca e del suo amore sfortunato. C'è una lapide fuori alla chiesa di Sant'Ambrogio di Fiera a Treviso, una lapide scura che racconta una storia triste di una suora innamorata. La vicenda è ambientata nel tempo del tramonto della Serenissima, poco prima dell'avvento di Napoleone e dei francesi. Marianna Concina, dei Conti Concina di San Daniele del Friuli, nata nel 1764, rimasta orfana a 5 anni, finita nel convento di San Paolo qui a Treviso, che allora era delle Agostiniane, diciamo dove c'è stato il distretto e oggi c'è l'Università di Venezia, e la quale ragazza, arrivata ai 20 anni, si è monacata pur non avendo una vocazione particolare. E su quei dubbi si posò il corteggiamento del conte Zuccaredda, che alla fine la sedusse. Zuccaredda ne approfittò della complicità di un suo amico che era medico delle monache, e divenne amante di questa ragazza, ma naturalmente, nonostante tutte quante le attenzioni a non far sapere certe cose, in convento si venne a sapere anche fuori. Zuccaredda poi sparì, mentre Marianna, seduta abbandonata, venne anche allontanata con vergogna dal convento. Tutto e tutti erano contro di lei e solo una persona si dimostrò comprensiva. Fu l'avvocato Viola, che aveva anche questa villa a ridosso del Sile, dove visse con Marianna dopo averla sposata a Venezia al termine di innumerevoli peripezie. Ecco perché monaca del Sile. Una felicità di breve durata. Perché a 33 anni soltanto fu prima aggredita da una malattia e per 15-16 mesi sopravvisse, ma fino al momento in cui venne a spirare e venne sepolta qui nella chiesa di Sant'Ambrogio di Fiera. Fu l'innamorato conte Viola a volerla sempre vicina a sé, ma alla sua scomparsa e su pressione dei benpensanti, che non ammettevano una monaca sedotta sepolta in chiesa, Marianna venne violata anche nella tomba. I suoi resti sparirono mentre la lapide venne spostata all'esterno, dove si trova tuttora con l'ennesimo sfregio. Era un po' scomodo ricordare che c'era stato questo precedente, che c'era questa storia. Questo smonacamento non era piaciuto e allora si è pensato bene di cancellare, come potete vedere benissimo, qui è stato completamente cancellato. Sono cancellate le tre righe che ricordavano questo fatto. Storia molto simile a quella di Suor Geltrude dei Promessi Sposi. Marianna era anche la monaca di Monza, ma non sapremo mai in verità se l'ispirazione a Manzoni venne dalle cronache lombarde o da quelle trevigiane. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi come sempre al termine del telegiornale. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci e buon proseguimento con Antenna 3. Il meteo. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi. Bentrovati al meteo. Avvio della settimana santa con rinforzo dell'alta pressione, tempo stabile e temperature che aumenteranno ancora. Il dettaglio di lunedì 29 marzo.
Sul Veneto precipitazioni assenti, tempo asciutto con un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento. Temperature sempre più calde, minime comprese tra 2 e 7 gradi, massime con punte addirittura di 20 gradi all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, sempre tanto sole ovunque, cielo sereno o velato, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime fino a 14-18 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto, cielo terso e limpido ovunque, solo con qualche nuvoletta. Temperature minime intorno ai 5-7 gradi, massime quasi estive fino a 24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi.